Tornerà a risplendere lo scrigno d'arte contenuto all'interno dell'oratorio dell'Ascensione del Palazzolo a Pergola, edificato verso la metà del XV secolo. Grazie al sostegno della Fondazione Carifano sarà possibile attuare quegli interventi necessari e non più procrastinabili di conservazione e manutenzione del bene. L'investimento è di circa 50.000 euro e i lavori, che partiranno entro l'estate, riguarderanno la ristrutturazione del tetto, gli intonaci, l'impianto elettrico e il restauro degli affreschi. Anche Pergola è uno dei comuni del nostro territorio di riferimento e abbiamo raccolto l'invito dell'amministrazione di contribuire e partecipare alla ristrutturazione di un importante scrigno qui all'interno del centro storico di Pergola, che è Palazzolo, che ha degli importanti affreschi che andrebbero rimessi nella condizione di essere visitati. Non siamo rimasti insensibili all'appello che ci è arrivato dall'amministrazione, sia dal sindaco che dall'assessore, e quindi abbiamo deciso di finanziare quest'opera, che ci auguriamo possa iniziare la ristrutturazione il più breve tempo possibile. Assessore Santelli, è stata lei a lanciare questo input alla Fondazione affinché un'opera così bella come l'Oratorio dell'Ascensione di Palazzolo potesse tornare a vivere di luce nuova. Assolutamente sì, perché siamo partiti proprio dal fatto che il Palazzolo è diventato luogo del cuore del FAI e abbiamo partecipato appunto al bando, non siamo riusciti a vincerlo, però questa partecipazione aveva già avuto il patrocinio della Fondazione nel presentare il bando, quindi sono ritornata alla Fondazione e ovviamente mi hanno sostenuto nell'aiuto per poter cercare di salvaguardare, quindi riportare appunto alla luce questi affreschi preziosissimi che fino al 1915 sono stati attribuiti a Raffaello, tanto era il pregio e la bellezza. Quindi abbiamo assolutamente bisogno, visto che noi come comune purtroppo non abbiamo tutte le risorse per poterlo fare, abbiamo ricevuto l'aiuto, questo finanziamento da parte della Fondazione, che ha capito il pregio e quindi la necessità di salvaguardare questi affreschi anche dalle infiltrazioni del tetto, quindi noi abbiamo proprio l'esigenza di operare un restauro sia internamente ma soprattutto anche esternamente.